Oggi ho fatto questi, sono sofficissimi e con il cuore morbido, si scioglie in bocca. Rimanete fino alla fine per vedere come farli. Prendo una banana, la sbuccio, ci serve soltanto metà, non la utilizzeremo tutta. La metto in una ciotola e poi la frullo con un frullatore a immersione. Poi aggiungo un uovo. Ora aggiungo 150 g di yogurt di soia, il mio è al naturale, quindi senza zuccheri aggiunti, e diamo una mescolata. Diana, c'è qualcosa che possiamo usare al posto della banana? Sì, si può usare anche la mela. Prendete una mela, la sbucciate, la grattugiate sui fori più larghi e la mettete così, senza strizzare, senza niente, verranno ottimi. Ora aggiungo un cucchiaio raso di cacao amaro, sono circa 15 g. Oggi stai preparando una torta. No, No? Dei bocciato. muffin. No, Delle polpette, non so. no, con la No, banana. vabbè, polpette dolci. Qualcosa di sfizioso che farete ogni giorno a colazione, da ora in poi. Ora invece aggiungo la farina. Io qui ho 110 g di farina di grano saraceno, ma ovviamente, io ve lo dico subito, questa ricetta verrà benissimo con veramente qualsiasi farina che volete usare, con cui vi trovate bene, senza glutine. L'aggiungo gradualmente. Mentre mescolo sempre con la frusta, così sciogliamo bene eventuali grumi. Come dolcificante aggiungo un cucchiaio circa di miele, ma potete usare anche un altro tipo di dolcificante se volete, come sciroppo d'acero oppure zucchero se lo usate, scegliete voi. Ora aggiungo anche 2 cucchiai di latte di soia o di mandorle, anche va benissimo, per ammorbidire leggermente l'impasto. E infine aggiungo il lievito, un cucchiaino raso. Lievito in polvere per dolci, giusto Diana? Bravissimo. Questa è la consistenza finale che dobbiamo ottenere. E ora prendiamo un padellino, quello tipico per fare i pancakes, piccolissimo e super carino. Lo facciamo scaldare, quindi lo ungiamo anche con dell'olio. Ah, vedo che oggi ci siamo spostati ai fornelli mobili. Esatto, sembra di essere su un camper a cucinare. Beh, per comodità oggi siamo qui. Domani, chissà, magari ci spostiamo di là di nuovo. Direi che il padellino è pronto, è caldo, quindi andiamo a mettere della pastella dentro. Facciamo cuocere così il nostro pancake per un paio di minuti. Teniamolo d'occhio perché non vogliamo bruciarlo, ovviamente. Si stanno formando le bollicine sopra, questo è un buon segno, vuol dire che sta cuocendo bene. Quindi. Esatto, quindi aspettiamo ancora un pochino e poi lo giriamo dall'altra parte. Ma prima di girarlo, prendiamo delle gocce di cioccolato fondente e le mettiamo proprio in mezzo. Solo in mezzo, eh? Come mai in mezzo solo? Poi vedrai. E ora copro le gocce di cioccolato con un pochino di impasto. Allora, ci siamo. Possiamo girare il nostro pancake delicatamente, mi raccomando. Olè, vai. Che bello. Perfetto, e adesso lo facciamo cuocere per altri, non so, 10-15 secondi, non di più. Allora, il primo pancake è pronto, quindi lo mettiamo sul piatto e facciamo anche gli altri. Vai col secondo e col terzo. I nostri pancake sono pronti, ma prima di andare a vederli, mi raccomando, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo anche perché per noi il vostro supporto è preziosissimo. E vi ricordo anche che se volete vedere ricette come questa di oggi, le potete trovare tantissime sul nostro nuovo libro Zero Glutine, Zero Rinunce. Vi lasciamo il link qui sotto per preordinarlo. Questo non è solo un libro di ricette, ma proprio un libro completo sulla cucina senza glutine e senza latte. Ecco qui i nostri pancakes, guarda che bella torre che abbiamo Wow, ottenuto. sono belli soffici, eh? Esatto, sì. E adesso li decoriamo con del cioccolato. No, vabbè, ma questi fanno un sacco di gola, Diana. Andiamo a tagliarli e assaggiarli? Direi di sì, facciamo un bel taglio in mezzo per vedere il cuore morbido. 3, 2, 2, 1.1. No, vabbè, questi sono assolutamente incredibili, ma guarda poi quanto sono alti e soffici, guardate qua. Questi per colazione, merenda, praticamente quando avete voglia di qualcosa di dolce e sano, questi sono perfetti, vero Diana? Più che perfetti direi. Che Pronta per assaggiare, Diana? Però stavolta dammi una metà a me. Vai, tanto quella più Ok. piccola. Vabbè, dai.
Ma quanto sono buoni, no? Wow. Questi sono perfetti anche per sporcarsi le labbra, vero? Che buoni.